Prego. Freiheit. Freedom. Quest'albero rappresenta la libertà. Quest'albero ha le luci blu, il blu del cielo, il blu del mare, il blu dell'immensità, il blu della libertà. Luci! Bravo! Sì, vuoi dire qualche cosa sulla libertà, Lucia? Sì. La libertà, giustamente come dicevi, è un... come dire, un diritto acquisito. Molti sono anche morti in nome e per conto della libertà, non dimentichiamo. Brava, grazie. Quindi, e tu come ti chiami? Teo. Teo, da dove vieni, Teo? Da Bari. Bari. Dov'è tua nonna? Sira, a nonna. Sì, ciao, come va? Vieni, e lei? Sì, siamo qua. Piacere, grazie dell'invito anche. E lei chi è? Io mi chiamo. Ah, la tua amorosa, piacere. Qua facciamo. Sì. Un saluto particolare a tutti gli italiani in Italia. Un ciao ai miei paesani e ai miei parenti in Italia. Ciao! Dove la semplicità, l'onestà trionfa. Gente semplice di campagna. E così portiamo avanti questo nostro modo di fare. Prego. Tardene Paolo. Grazie. The Pink Tree. Questo è l'albero mingherlino, rappresenta le sofferenze della vita. Quest'albero ci abbiamo messo tanto, qua ci sta uno spagnolo che abita qua, ci ha messo il magnesio, ogni anno gli ho innaffia, è un po' particolare, non si vuole riprendere, ma piano piano si sta riprendendo. Per questo l'abbiamo nominato l'albero mingherlino, che rappresenta le sofferenze della vita. Le sofferenze, come ognuno di noi, credo che qualche volta ha avuto qualche sofferenza. E mi vorrei soffermare anche su quelli che magari non sono qua in questo momento perché si trovano in qualche letto, ma sappiano che non sono soli. Quindi quest'albero, come dicevo, rappresenta le sofferenze della vita. Quest'albero è stato curato più degli altri. Sembrava non farcela. Oggi anche lui è qui a brillare ed illuminarci. Luci, vedete come è cresciuto bene. Tutti ce la possono fare, bisogna solo stringere i pugni e andare avanti. Quest'anno ho sentito, come anche altri anni, tante storie che mi fanno rabbrividire la pelle e certe volte mi vengono veramente le lacrime, senza stare a dire sciocchezze. Qualcuno ha perso la madre e io ho detto tu, ho pensato, magari gli dico tu quest'anno dovrai camminare al mio fianco. Qualcun altro ha perso il padre e ho detto questo dovrebbe camminare al mio fianco. Qualcun altro un grande periodo in ospedale, ce la faccio, non ce la faccio, ho detto questo dovrebbe camminare al mio fianco. Alla fine ho visto che dovevano camminare troppe persone al mio fianco, ho detto ragazzi, stringiamoci i pugni, camminiamo tutti soli e andiamo avanti. Bravo! Thank you.